Buongiorno ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Iniziamo con un piccolo haul di Ikea, che non è l'ordine che avete visto l'altro giorno, in un vlog precedente dove vi ho fatto vedere appunto le cose che avevo acquistato e che sto ancora aspettando. Queste sono altre cosine che avevo preso tempo fa, che avevamo lasciato giù con Gabri in garage e che adesso abbiamo portato su. Vi faccio vedere un pochino che cosa ho preso. L'ho messo infatti in questo sacchettino che avevo in garage e poi c'è anche lei che è una piantana praticamente, che dopo magari se vi va e se sono in grado più che altro montiamo insieme in camera da letto e vi faccio vedere in che angolino voglio andare a metterla. Allora, andiamo subito a sbirciare nella busta. Prima di tutto, ragazzi, vabbè, ho preso la mega lampada. Questa è la lampadina che dovremo utilizzare per la piantana, già che c'ero l'ho presa. Poi ho preso due vasi di cui vi dico non sono contentissima perché vi faccio vedere. Allora, questa è la forma e questa forma a me non piace perché sembra molto una brocca. Però necessitavo, ragazze, di un vaso che avesse praticamente la bocca stretta e da Ikea non ce ne sono molti. A casa io ne ho uno solo, ma li volevo uguali, quindi visto che il prezzo era buono, li ho presi. Dopodiché andremo a vedere come ci stanno, perché appunto mi servono due vasi uguali da utilizzare in cucina. Però per il momento, insomma, lasciamo così, anche perché non ho tutti i fiori ancora completi, per intendersi. Poi aspettate, tiriamo fuori anche il secondo e questi qua, se vi interessano, vi dico come si chiamano, ragazze. Si chiamano, non c'è scritto, comunque questo qui è il codicino e mi pare venissero 6 euro l'uno, se non erro. Andiamo avanti, ho preso lei che è bellissima, bella 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 ragazze. Questa è praticamente una ghirlanda di fiori. Proprio una ghirlanda lunga, cioè nel senso non è tonda, scusatemi per le mani, ma ci sono le statiste chiuse, siamo in zona rossa, sono disperata. E praticamente è una ghirlanda appunto lunga che voi potete modellare come meglio credete. Quindi, per esempio, mi viene in mente uno styling che potreste fare lungo anche qui una piantana con un bastone semplice piuttosto che sulle tende, su un mobile in particolare, o anche andare a creare proprio una decorazione come centrotavola, fare voi una vera e propria ghirlanda sulla porta. Quindi, veramente tante tante idee. Ed è lunga e questa viene 9,99 euro ed è della nuova collezione primaverile. Poi qui dentro basta e c'è la piantana. In realtà, secondo me, manca qualcosa che probabilmente ho già messo a posto. Faccio vedere come la piantana, che è questa, vedete? Ora la vedete al contrario. Manca ovviamente il paralume perché il paralume io ce l'ho già, quindi non l'ho acquistato. Ho preso solo la piantana perché mi piaceva un sacco. Viene sia nel colore oro, come vedete qui, che nel colore argento. Comunque adesso provo ad aprirla, vediamo se la riesco a montare, così la portiamo su e vi faccio vedere anche dove la posiziono, che è in un angolino super glam e femminile, strepitoso, della mia nuova camera da letto. Ragazze, ce l'ho fatta, eccola qui. È abbastanza alta, come vedete. Ora la portiamo su e proviamo ad accenderla, così vediamo se funziona. Eccola qua. Sembrava difficile perché praticamente c'era questo filo in più da tirare, però sono riuscita a tirarlo completamente e quindi, insomma, alla fine ci sono riuscita. Ed eccola qui. Che spettacolo è, ragazze. Eccola montata. Il paralume non fa parte della lampada, come vi dicevo, ma un paralume che avevo preso tempo fa, che avevo conservato in attesa di trovare la mia piantana adatta. E questa di Ikea penso che sia il top perché mi piace molto, è molto fine, molto elegante. È un classic glam, grazie insomma al paralume che sono andata ad abbinare e sta benissimo nel mio angolo in camera di cui state già sbirciando una parte. Presto arriverà il tour di questa stanza dove vi farò vedere cosa ho combinato. Ma nel frattempo, ecco qui, ve la faccio vedere anche accesa, ragazze, perché è bellissima. Praticamente, ragazze, per accenderla c'è un pulsantino qui dietro che si clicca e eccola qui accesa. Molto bella. Mi va proprio ad illuminare completamente questo angolo della stanza, che comunque è piuttosto grande.
e quindi è importante ci fosse un punto luce anche qui, perché i punti luce sono fondamentali all'interno della vostra abitazione o della vostra stanza di riferimento per andare ad evidenziare delle zone, farla sembrare anche più grande quando c'è bisogno, eccetera. Quindi eccola qui. Che ne dite? Vi piace? Fatemi sapere se questo mix che ho creato andando ad abbinare appunto una lampada super low cost di IKEA in ottone, come vedete, con questo paralume che invece costa molto di più. Eccolo, questo è il risultato finale. Che spettacolo è, ragazze? Top. Ta-da! Una mega scatola per me, ragazze. Ho fatto un po' di shopping su H&M, ma poche cose, vi prometto, sono poche cose. E se volete, io ho già sbirciato. Apriamo insieme e vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Allora, ed eccoci qua con il video haul, un po' strano, lo devo fare per forza così in piedi, ragazzi, se non so come farvi vedere. Ho preso questi due mega cuscini, questi sono, come vedete, di piume. Praticamente sono una misura fuori standard, perché questo è un 90 per forse 50, non mi ricordo, però avevo preso appunto delle federe per fare il bedding del letto. E hanno una misura molto molto grande, di conseguenza su H&M potete anche comprare il riempitivo, quindi il cuscino all'interno della stessa misura. Potevo prendere questo o quelle in poliestere, ho scelto queste che sono super morbide e ne ho presi appunto due. Questi vengono, mi pare, 15 euro l'uno, qualcosa del genere. Sono costosi, però ragazzi sono anche enormi, come potete vedere. Dopodiché ho preso un vassoio bellissimo che adesso vi mostro, e che io avevo visto anni fa fatto con il rosa e non ero riuscita a prendere, era più piccolino. Ora, appena ho visto questo, ho detto no, deve essere mio, sapete che ho una passione per i vassoi, ed è questo qui che appunto ha una base di questo beige chiarissimo, è un crema, e poi appunto è con il bordo in oro. Eccolo qua, è piuttosto grande. Ora non mi ricordo la misura precisa, ma è abbastanza grande. E questo, se non erro, viene, ragazzi, intorno ai 25 euro più o meno, perché comunque è fatto molto molto bene. Il rapporto qualità-prezzo, secondo me, è ottimo. E mi piace moltissimo. Poi vi faccio vedere l'ultimo di là perché l'ho voluto provare. Ed è lui, ragazzi, eccolo qui, questo distributore qui, sempre in oro, con le finiture oro. Sapete, vi avevo detto che stavo cercando un distributore carino e comunque dal tocco glam da mettere in cucina, da utilizzare ormai quando siamo in famiglia, anche quest'estate, poi quando ci sarà la possibilità di poter ospitare qualcuno a casa, fare qualche festicciolo, una cena, una serata particolare, un aperitivo, lo utilizzerò anche in quel caso lì. Io ne avevo preso un altro, spendendo pochissimo, da Teddy, ma non c'è paragone, perché questo qui, ragazze, ha il rubinetto in acciaio, cioè questo è proprio acciaio, non è plastica. Di solito tutti i distributori che io ho visto in giro hanno il rubinetto di plastica, infatti non li ho mai voluti comprare, avevo preso giusto quello per utilizzarlo con Megan, per mettere una bibita fresca, per la festa magari, perché comunque era con il fucsia. Questo invece, come vedete, è tutto rifinito in acciaio ed è appunto vetro e acciaio. Questo costa abbastanza perché comunque viene 30 euro, però ragazzi, quando un prodotto ha una qualità buona e vi dura e vi va comunque, tra virgolette, a rivestire casa, perché comunque sono dei pezzi che arredano anche oltre ad essere utili, io preferisco sempre spenderci un pochino in più, e quindi non ci ho pensato due volte, l'ho voluto prendere molto grande perché vedete è piuttosto grande. Quanti litri è? Non me lo ricordo. Vediamo un attimo se c'è scritto sotto. Ragazze, non c'è scritto quanti litri è. Se lo trovo da qualche parte, dopo ve lo dico durante il vlog. Per il momento non ho trovato i litri. Comunque, questi sono i miei acquistini, pochi da H&M. Mi deve arrivare un'altra cosa che invece ho preso in una seconda occasione. Allora, ragazzi, oggi parlando di spacchettamenti vari, vi devo assolutamente parlare di lui. Il mio nuovo clean. Sapete che utilizzo ormai questa tipologia di spazzolini da un po' e mi ci trovo molto bene, ma adesso ho avuto la possibilità di provare questo, che è veramente spettacolare perché ha un sacco di opzioni in più, oltre ad avere all'interno una sorpresa che adesso vi mostro. Prima di tutto, ragazzi, guardate il packaging. Io ho avuto modo di regalarlo un po' di mesi fa, ve ne avevo parlato, uno anche a mia mamma, proprio perché anche se dovete fare un regalo è veramente bello, cioè ha questo packaging super minimal, ma veramente fatto bene. Vedete che bello anche la
la scatola. Comunque ve lo faccio vedere aperto e vi spiego tutte le caratteristiche che ha. Ok, aprendolo viene in questo modo, con questa finestra dove da un lato, hi, troviamo lo spazzolino che ci saluta e adesso vi spiego un po' tutto, e dall'altro lato troviamo sia la brochure con le informazioni e tutte le caratteristiche, le opzioni che lo spazzolino ha, sia con lui, ecco qua, praticamente la sua pedanina dove potete appoggiarlo, quindi sia per tenerlo in bagno, sia con il cavettino USB per rimetterlo in carica. Quindi per io come faccio, ragazzi? Infilo questo cavetto USB nella spina, quella nel trasformatore, diciamo, del cellulare, vi dico la verità, che tanto si stacca, lo metto direttamente in bagno e quindi appunto lo posso caricare. Vi faccio vedere com'è fatta la base. Eccola qui. Questa è la base che potete tranquillamente appiccicare appunto anche la gomma sul vostro mobile bagno, e con questo appunto lo andate ad appiccicare con il bioadesivo. Eccolo. Praticamente questo è uno spazzolino intelligente perché ha un mini schermino, vedete, dove scorrendo potete andare a vedere le varie opzioni. Allora c'è mode, c'è intensity, c'è la durata e poi appunto altre informazioni utili. E qui appunto vi dice l'ultima volta quanto tempo l'avete utilizzato e quindi appunto anche memoria dell'utilizzo. Se clicchiamo mode, vi fa vedere la pulizia clean, sensitive, massage, white. Ok, sono queste. Praticamente qui potete scegliere come voler spazzolare i vostri denti. Quindi clean è quello basico. Poi appunto c'è sensitive per chi ha magari problemi alle gengive o comunque vuole una vibrazione molto più, diciamo, meno forte. Dopodiché troviamo il massaggio, che è molto piacevole, questo l'ho provato, e poi appunto c'è vuoto. Ora io ho cliccato e ho messo praticamente massage. Comunque, tornando indietro, andiamo a vedere le altre opzioni. Troviamo per esempio Intensity, dove vi fa scegliere l'intensità, vedete? Quindi parte da 1 fino a 4. 1 appunto è più, diciamo, meno intenso, fino ad arrivare a 4. Tornando qui scegliamo adesso per esempio 2, emetterà una vibrazione quando scegliete l'opzione desiderata. Poi ragazze, cos'altro vi faccio vedere? Vediamo la durata, ecco qua. Potete scegliere per quanto tempo lo spazzolino deve lavorare. Scegliete quindi voi la durata, mettiamo 2 minuti, ok. E poi andando avanti, se andiamo su About, qui vi dà semplicemente le informazioni del device. Comunque ve lo voglio far vedere in uso. Ok, qui ci sono tutte le informazioni. Facciamolo partire, vedete? Allora, quando praticamente parte, vi conta il tempo e vi dice la modalità in cui sta operando più l'intensità che avevamo scelto, che era il 2. Questo è il rumore. Ok, è molto piacevole. Dietro è fatto in questo modo qui. Quindi volendolo potrete utilizzare anche appunto come pulisciliingua. E le testine ovviamente sono intercambiabili e le potete sostituire acquistandole sempre sul sito, quindi Dioclean. Io vi lascio ragazzi tutte le informazioni al riguardo in info box, vi lascio quindi un link dal quale potrete andare a leggere le caratteristiche di questo spazzolino, con il quale vi dico la verità, io mi sto trovando bene. Sapete che ho l'apparecchio tra le altre cose, quindi ho bisogno di una pulizia fatta bene e poter, diciamo, gestire anche a livello di scelta proprio di come fare la nostra igiene, secondo me è fondamentale. Vi lascio tutti i link nell'info box, se ci fosse un codice sconto dedicato anche quello, e noi ci aggiorniamo. Eccomi qua ragazze, sono andata a fare la spesa perché praticamente mi sono accorta, io pensavo di avere ancora diverse cose, invece il weekend di Pasqua ci ha veramente bastonato, non avevo più niente in frigo. Quindi ne ho approfittato, sono andata alla Coop e ho preso un po' di cosine, vi faccio vedere la nostra spesa. Allora ragazze, ma lo zucchero, voi quanto lo pagate? Perché forse, visto che io non lo compro spesso, perché mi dura un sacco di tempo, perché non lo uso tantissimo, a meno che io non debba fare qualche dolce, io ho comprato questo chilo di zucchero, ho pagato 1,64 euro. Ma secondo voi tanto è poco? Boh, ditemelo perché non ne ho idea. Aglio, perché lo uso tantissimo per cucinare, anche se non lo mangio, ma come insaporisce l'aglio? Nessuno mai. Queste banane, super convenienti. 720 grammi, 1,43 euro. E poi ci sono anche quelle più piccoline che secondo me sono più adatte per i bambini, anche per me, perché dargli una banana troppo grande è anche difficile da digerire, no? Infatti di solito la divide con il babbo.
un chilo di pane grande impero che costa tantissimo, 3,75 euro, però è molto buono e non c'erano alternative, quindi ragazzi ho questa coda, ho i capelli talmente gonfi, non ho avuto tempo di sistemarmeli e quindi sono andata di coda, mamma mia. Poi torno pinneggiale al naturale, giusto per averlo perché non ne avevo più. Succo alla pera. Oggi era tardi, dovevo pranzare, non avevo niente. Ho pensato, se ci avessi un sugo pronto, non ce l'avevo. Quindi ho preso questo sugo al basilico, 1,70 euro di Barilla, per tornarmi comodo. Un pesto, anche questo, perché ho finito la scorta che avevo. Ho preso poi il succo alla pera. Formaggini mio, quelli però al parmigiano reggiano che Megan dice essere molto più buoni di quegli altri. Un togo da mettermi in frigo. Loro sono molto buone messe nell'insalata insieme al mais, al tonno, alle carote. Poi adesso con la bella stagione che si sta avvicinando, anche se oggi si gela, ancora meglio. E sono le olive verdi denocciolate, queste sono a marchio Coppa. Erano in offerta, ragazze, anche queste prugne qui, secche intera, a me piacciono molto come snack. Queste sono origine Coppa, mezzo chilo. E poi ho preso una confezione di Melinda, queste golden. E poi erano ancora in offerta e sono buonissime, le abbiamo finite subito questo fine settimana, le pere abate. Ho letto come si chiamano, sono pessime, lo so. Vi porto in frigo perché ho già messo a posto le cose che andavano in frigo, in freezer, e vi faccio vedere cos'altro c'è. Allora ragazzi, ho messo tutto al volo perché dovevo andare a prendere Megan a scuola, oggi è il primo giorno di scuola. Ho preso questa vellutata di verdure che praticamente hanno cambiato il packaging, comunque è a marchio Coppa. Poi ho preso, devo sistemare tutto, non ci fate caso, il petto di pollo. Le coscette di pollo ne ho prese 6, dovrebbero esserci anche le altre due perché voglio mangiare solo un po' di carne bianca questa settimana. Questa orata eviscerata da fare sempre al forno, lì ci sono le altre coscette. Una lattuga, eccola qui. Ho preso poi il latte, una confezione da 1 chilo di fragole buonissime, quelle insomma della mia zona, super buone. Ho preso per Gabri questa bietola cotta, lui piace molto la verdura cotta, quindi ho preso questa già fatta. Una confezione di mozzarella Coop per fare la pizza o per fare le piadine, panini, eccetera. Due confezioni di prosciutto cotto alta qualità per fare anche qui i panini. Una confezione di uova, visto che per fare la pastiera le ho finite completamente tutte. Così come ho quasi finito il burro, quindi ho preso anche 250 grammi di burro. Questo è il frigo che suona. Spostandoci in freezer, e qui c'è la Mona Lisa che ci guarda, questa l'abbiamo presa al Louvre, ci siamo molto affezionati. Allora, erano in offerta, ragazze, i bastoncini Findus, quindi ho preso questi e poi ho preso, non ce la farò mai, ok, una confezione di cime di rava della Coop di cui vi ho sempre parlato, lo sapete che sono buonissime. Avevo finito le patatine fritte, gira che ti rigira, le patasnelle di Pizzoli sono buonissime, quindi ho preso anche queste. Ho preso poi la carta igienica, lo Scottex per le mani, ma ce l'ho di là. I fazzolettini, visto che è ricominciata la scuola, e le bottigliette d'acqua piccola che appunto mi servono, queste qui per scorta, sempre in casa. Mi sono appena accorta che c'era appunto una funzione, un'opzione della macchina fotografica che mi faceva sembrare più bianca di quanto io non sia già, ottimo. Comunque adesso metto tutta la spesa a posto e ci aggiorniamo tra un attimo. Ragazze, noi dobbiamo ancora aprire questa, vi rendete conto? No, aprire ancora il Coppa Bar. Mamma mia, ragazze, non ci siamo... No, questa è chiusa. Ma come? Questa è aperta? Chi l'ha aperta? Sì, l'abbiamo già mangiata. No, siete due chiattoni, io non lo sapevo. Non lo sapevo, la poi la rimettono qua sopra chiusa. Io pensavo, che bello, abbiamo ancora la colomba da aprire. Invece il Rocco Babà, ahimè, non l'abbiamo ancora aperto perché a Pasqua tra uova, pastiera, colombe, quello non lo abbiamo aperto. In ogni caso, a male non va, quindi possiamo ancora aspettare un pochino, non tantissimo perché comunque è fresco, e poi appunto lo mangiamo. Dopodiché, stasera che si mangia? Andiamo a vedere un po' in frigo. Abbiamo fatto la spesa prima, ragazze, quindi il cibo non ci manca. Io sarei indeciso tra lui, vi dico la verità, e le coscette di pollo. Che facciamo? Pesce o coscette di pollo? Pesce, sì, pesce. Hai detto pesce! Non l'ho detto. Che poi fa così, ragazze, ma poi se lo mangia perché le piace. Ma no. Gabri, te che preferisci, pesce o coscette di pollo? Verdure. Verdure. Allora Gabriele stasera gli diamo le anche le voglio le verdure. Gli diamo allora la bietola cotta a Gabri e a Megan. Questo Dieto. È come le rape, mamma, è come il rape, stessa cosa, te rape ti piace? Ieri sera invece ci siamo mangiati le pane con le rape. Le pane le rape con il pane. Ce l'hai le pannocchie?
Che c'è, Gabriele? Accompagnalo da un secondo. Gabriele, no? Vuole il primo e il secondo. No. So ristorante, Gabriele. Non so, ristorante Filomena Amore, ci piace. Da Filomena Amore, venite e moltiplicate le vostre richieste. Ce l'ho la pannocchia? Mi sto congelando, Megan. No, non ce l'ho la pannocchia. Forse ce l'ho. Provare. Gabriele, quindi sì, cosa preferisci? Ah, il bietola insieme a che cosa, scusa? Che me ne fa mangiare solo la bietola? Gabriele, si chiat! No, abbiamo le pannocchie! Sto dicendo da tre ore che facciamo... E le carote. Gabriele, sto dicendo da tre ore che si fa o il... Allora facciamo il pollo. Il pollo o il pesce. Allora che preferisci, il pollo o il pesce? Pannocchie! Pollo. Pannocchie! Come pollo? Pollo con le pannocchie! Le rape! Quest'altro con la pannocchia. Guardate che bella questa tazza, ragazzi. L'ho fatto bene a babbo. Questa tazza qui l'ho acquistata a Chicago! Filomena, passione tazze, ormai ve lo dico sempre, che bella è, bella spessa, a me mi piace quando sono così massicce e la mattina mi piace scegliere la mia tazza preferita, eccola qua, questa è troppo bella e poi appunto è bello perché è legata a un ricordo, no? Quindi è bello, già si inizia secondo me la mattina in maniera un po' diversa perché... E inizi comunque con ottimismo perché ti ricordi una bella cosa o non lo so, una bella persona, insomma, eccola qua. Allora, che c'è per cena? Ragazzi, per cena abbiamo, vi faccio vedere, lui che è pomodoro San Marzano, quello che di solito utilizzo per la pizza, stasera ci ho voluto fare un sughetto. Qui ci sono le pennette, perché a me con il pomodoro fresco, insomma, con quei sapori lì, mi piacciono le pennettine, sempre. Ho utilizzato queste, le mezze penne rigate della Coop, sono buone, insomma. Dopodiché, per secondo, una vecchia gloria, le coscette di pollo, che di solito faccio col vino bianco, una ricetta di mia mamma, le potete fare sia in padella che al forno. Non avendo il vino bianco abbiamo utilizzato la birra, viene comunque buonissimo, anche se Gabri mi ha detto che questa è analcolica. Bene uguale, tanto a noi ci serve il sapore, ed è appunto bianco, quindi senza sugo, viene buonissimo. Se lo fate con la cipolla è ancora più buono. E io invece ci ho messo l'aglio per farlo meno pesante perché altrimenti la cipolla si digerisce male. E buon appetito ragazze, vi saluto quindi stasera dalla cucina, vi ringrazio per aver guardato questo video, grazie per i commenti, per le condivisioni e per i like, grazie per i commenti, per condividere i vostri pensieri e riflessioni con me sotto nei commenti, lasciate un like se il video vi ha tenuto compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Buona cena, buon pranzo o buona colazione a voi. Thank you.